Salve a tutti e benvenuti sull'Aviland. Oggi andremo a fare un nuovo tutorial. Si tratterà ancora di un punto fantasia. Sarà un punto all'uncinetto questa volta. Un punto incrociato si chiama. Adesso io ve lo farò vedere. Zoomiamo un po', questa è la versione lineare e poi vi farò vedere la versione circolare, quindi lavorata in tondo. Dunque andiamo a vedere come si fa. Il multiplo è un multiplo di 2 più 4, che sarebbero le 3 catenelle che ci servono per alzare il lavoro, e una maglia, una catenella finale per fare il punto alto finale. Quindi multiplo di 2 più 4. Adesso vediamo un po'. Iniziamo questo giro come se fossimo all'inizio del lavoro. Zoom ancora un po', forse è meglio. Allora, io vado a fare 3 catenelle. Facciamo finta che questa sia la catenella di base. Vedete, 3 catenelle all'inizio. E andiamo a fare. Saltiamo una catenella che qua sarebbe il punto alto, perché qua abbiamo già le 3 catenelle che sostituiscono il primo, quindi questo non lo contiamo. Saltiamo il primo e andiamo nel secondo e facciamo il punto alto. Adesso prendiamo di nuovo il filo e andiamo a lavorare, vedete, in quello precedente, in quello che abbiamo saltato, così. E facciamo l'altro punto alto e così facciamo fino alla fine. Vedete, saltiamo il primo punto e andiamo nel secondo. Facciamo il punto alto, prendiamo il filo e poi andiamo in quello precedente a puntare l'uncinetto, quello che abbiamo saltato, e facciamo il punto alto. Saltiamo uno, questo vedete è quello dove già siamo entrati con l'uncinetto. Questo quindi è il primo dell'altro moduletto, lo saltiamo e andiamo nel secondo. Prendo il filo e vado in quello precedente. Vedete, in questo. Così tiro il filo da dietro, faccio il mio punto alto. E così facciamo fino alla fine del giro. Ho fatto gli ultimi 2 punti e adesso ci sono le 3 catenelle. Vado a prendere il filo e nell'ultima catenella vado a puntare l'uncinetto e faccio il mio punto alto, che sarebbe il punto di margine. Faccio 3 catenelle, giro il lavoro e ripeto il giro come abbiamo fatto precedentemente. Non entro nel primo perché ci sono già le 3 catenelle, quindi questo è come se fosse già un punto alto, quindi salto il primo, entro nel secondo, faccio il mio punto alto. E poi entro in quello precedente. E così faccio fino alla fine il punto. E questo, come abbiamo fatto il primo giro, come
così sono tutti gli altri. Adesso così fino alla fine e poi un punto alto di margine, 3 catenelle, girate e ripetete sempre questa sequenza. Adesso vediamo, prendiamo un altro gomitolo, vediamo un po' come farlo in circolare. Facciamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, forse sono poche, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Facciamo 26 catenelle, un multiplo di 2. E dato che in circolare non facciamo maglie di supplemento, andiamo a chiudere in cerchio. Dovete stare attente che la catenella sia praticamente che non abbia ritorsioni, quindi che non sia insomma ritorta su se stessa, e quindi andate nella prima catenella a puntare l'uncinetto e a chiudere con una mezza maglia bassa, così. Adesso andate a fare 3 catenelle e prendendo il filo andiamo nella catenella che precede questa, vedete, che precede le 3, e andiamo a puntare entrambe, andiamo ad entrare con l'uncinetto. Poi facciamo il punto alto, chiudiamo 2 e chiudiamo le altre 2. E adesso proseguiamo come abbiamo fatto con il punto in lineare, quindi saltiamo una catenella di base, andiamo nella seconda, andiamo a fare un punto alto e nella precedente catenella andiamo a fare un altro punto alto incrociato. Saltiamo, state attente dove siete entrate prima, vedete qua è la catenella dove siamo entrate, quindi saltiamo questa e nella seconda facciamo il punto alto, prendo il filo, vado nella catenella che ho saltato, quindi quella precedente, e vado a fare il mio punto alto incrociato. Quindi facciamo per tutta la circonferenza questa sequenza. Sono arrivata alla fine del giro, vedete? Questa è l'ultima catenella dove siamo entrate con il punto, il primo punto alto, e questa è la penultima dove siamo entrate adesso con l'ultimo punto alto. Quindi adesso vado nella prima, anzi nell'ultima delle 3 catenelle iniziali e vado a chiudere con un mezzo punto basso, e così abbiamo tutta la sequenza regolare. Quindi l'avvio sarà di un multiplo di 2 senza nessuna catenella supplementare, perché comunque poi andremo a fare, dopo aver chiuso il cerchio, le 3 catenelle per alzare il lavoro. Quindi adesso andiamo a fare di nuovo 3 catenelle, come abbiamo fatto già in precedenza, o meglio, scusate, dobbiamo adesso andare avanti nel punto alto seguente con una mezza maglia bassa, così. Quindi dopo aver chiuso con una mezza maglia bassa andiamo avanti nel punto alto seguente con una mezza maglia bassa. Facciamo 3 catenelle e poi prendo il filo e vado nella mezza maglia bassa precedente, quindi dove ho chiuso il giro, vado, entro, estraggo e chiudo il punto alto, e questo sarà l'incrocio con le 3 catenelle, praticamente come abbiamo fatto già sotto. E poi continuiamo, salto 1, faccio il mio punto
alto, nel precedente vado ad incrociare con l'altro punto alto e così proseguo. Così. Così proseguo fino alla fine del giro. E dobbiamo ripetere sempre questa sequenza per andare, insomma, a fare il punto in circolare. Poi, naturalmente, dipende da quello che stiamo facendo. Se sarà solo questo punto, sarà alternato con altri punti. Comunque, diciamo che il punto in circolare si sviluppa in questo modo. Adesso, finito il giro alle 3 catenelle, andiamo a chiudere nella terza con un mezzo punto basso e poi ripetiamo la stessa operazione che abbiamo fatto adesso. Quindi, la sequenza è questa, e se il punto si sviluppa così. Allora, io spero che il punto vi sia piaciuto. Probabilmente lo userò in un prossimo tutorial. Quindi, io, come sapete, preferisco fare il tutorial del punto a parte in modo da non perdermi poi tempo più che altro, perché altrimenti poi il video sarebbe troppo lungo, spiegarlo nel video del progetto che andiamo a fare. E quindi niente, spero sia stato di vostro gradimento. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciate un like e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!